Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Le Pillole di. Ci occuperemo oggi del grande Brunner, cercando di evidenziarne quelli che sono i capisaldi del suo pensiero pedagogico, dato che comunque è stato un autore immenso e che ha scritto e fatto tantissime cose. Quindi ridurlo a pochi minuti è davvero un'ardua impresa. La prima cosa da dire è sicuramente è che Brunner è stato uno degli iniziatori del cognitivismo statunitense, una corrente psicologica che ha l'obiettivo di studiare i processi cognitivi mediante i quali ogni individuo cattura informazioni dal mondo esterno, le ritiene, le fa proprie, ma poi è anche in grado di elaborarle e di gestirle. Per quanto riguarda invece l'aspetto pedagogico, Brunner supera un po' quella che è la corrente in voga al tempo, che era appunto la corrente dell'attivismo di Dewey, partendo dal presupposto che ogni apprendimento deve essere incentrato sulla categoria di struttura. Questo perché Brunner ci dice che ogni disciplina possiede una struttura fondamentale di linee guida e una volta fatte proprie dalla mente, queste linee guida devono essere strutturate, quindi la mente ha la capacità poi di strutturarle e organizzarle. Quindi secondo Brunner è fondamentale far apprendere agli alunni le strutture delle discipline. Poi ognuno organizzerà cognitivamente queste strutture e avrà la possibilità di sviluppare conoscenze in maniera autonoma. E da qui deriva proprio il termine strutturalismo pedagogico. Infatti, secondo Brunner, proprio partendo da questi presupposti, si può arrivare a insegnare tutto a tutti, cioè tutte le discipline possono essere proposte a tutti gli alunni, dalla scuola dell'infanzia in poi. Ovviamente questo può avvenire soltanto se la disciplina che viene insegnata viene tradotta secondo le strutture cognitive e il linguaggio che è stato sviluppato dai bambini in base all'età che hanno e quindi in base alle capacità e allo sviluppo psichico che ha l'alunno a quell'età. Poi, man mano che l'alunno cresce, le discipline verranno riproposte in maniera sempre più strutturata, con un linguaggio sempre più complesso e quindi con un gradiente di difficoltà sempre maggiore. Questo modello viene chiamato da Brunner curriculum a spirale. Tutto questo può essere reso possibile soltanto se c'è una figura di insegnante programmatore capace e attento a strutturare le conoscenze in maniera diversificata, stando attento appunto all'età e alle capacità cognitive dell'individuo. A questo punto tutte le discipline, tanto quelle scientifiche quanto quelle umanistiche, devono tenere conto di questo curriculum spirale, cioè devono dare quelle che sono le nozioni di base, senza caricare eccessivamente di nozioni e di informazioni l'alunno e, ad esempio, per quanto riguarda la matematica, dando quelle regole di base, dare poi l'opportunità agli alunni di farle proprie e di trovare sempre, soluzioni nuove a problemi via via sempre più difficili. Per quanto poi riguarda il discorso dell'apprendimento sociale che avevamo già visto per Vygotsky, e cioè di quanto sia importante per lo sviluppo cognitivo, del bambino la presenza dell'adulto di riferimento, Brunner si rifà proprio al concetto di Vygotsky di zona di sviluppo potenziale o prossimale e, utilizza la metafora dello scaffolding, ovvero dell'impalcatura, dicendo proprio che l'adulto aiuta tantissimo il bambino a costruirsi questa impalcatura intorno a sé e a costruirsi le basi intorno a sé, sulle quali poi l'alunno stesso crescendo metterà di suo tutte le cose che imparerà. Quindi per il bambino è veramente fondamentale la figura dell'adulto che lo aiuta nello sviluppo mentale e sociale. Ovviamente queste sono solo pillole sull'autore, se volete approfondire il discorso su Brunner vi consiglio di andare a recuperare il video che ho già dedicato a Brunner sul discorso appunto dello strutturalismo pedagogico, nel link qui sopra, ve lo lascio anche in descrizione, dove parlerò oltre che di questi argomenti anche di come viene programmata l'istruzione, quindi del ruolo dell'insegnante e anche come avviene l'apprendimento. Se volete approfondire ulteriormente l'autore ho dedicato un altro video a Brunner su un altro discorso per lui davvero molto importante, ovvero quello del pensiero narrativo. Vi lascio anche questo video in descrizione. Nel frattempo vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.